c'è di più il rischio che si depositino. No, non ce la faccio oggi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. So che molti di voi stavano aspettando da tempo questo video e finalmente eccolo qui. Oggi parliamo di una full face super 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 low cost. Ebbene, parliamo di un brand presente su Maki Beauty, dove in più avete anche il mio codice sconto donna10. Ve lo lascio qui. È donna10, tutto attaccato, tutto maiuscolo, valido su tutto il sito senza spesa minima, favola. E oggi andiamo ancora più al risparmio parlando di un brand super 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 low cost che è Technique. Non avevo mai provato prima d'ora questi prodotti, quindi oggi faremo una prova insieme a voi. Finalmente ho trovato il tempo di registrare questo video. Prima di cominciare, se vi va, iscrivetevi al canale e vi aspetto anche sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque, dove troverete sconti e make-up in abbondanza, assicurato! Non perdo tempo in chiacchiere, mi sistemo i capelli e iniziamo subito. Inizio dalla base oggi, quindi iniziamo subito col fondotinta. Il totale dei prodotti che utilizzeremo oggi è all'incirca di 15-16 euro. Il fondotinta che ho acquistato è il Pro Finish Matte Fix Long Wear Foundation, quindi è un fondotinta a lunga tenuta. Ci sarà scritta anche la colorazione da qualche parte. È vegano e vegetariano e non testato sugli animali. Ha un PAO di 12 mesi, all'interno troviamo 30 ml di prodotto, il pack è in vetro. Il costo di questo fondotinta è di 2,99 euro. Io, curiosa come una scimmia, andiamo a provarlo. Ho acquistato la tonalità Ivory per regolarmi un po' con le tonalità. Prendo il pennello di Emax Design, metto due plump di prodotto, 1, 2, vabbè, faccio 2,5 perché il primo è uscito a metà, e andiamo a stenderlo. Ne metto un altro plump e aspetto un attimo prima di parlare, perché lo sistemo con la Beauty Blender, perché questo pennello non è strafitto, quindi lascia qualche striatura. Io sono scioccata. No, 2,90 euro di fondotinta, raga. Cioè, più lo sconto, quindi tipo, cos'è? Boh, 2,50 euro. No, vabbè. Avevo pochissime speranze. Coprenza media, qua ho proprio strizzato un brufolo 5 minuti fa, non si fa, però io lo faccio, non ce la faccio, più forte di me, e leggermente si vede ancora un pochino il rossore, ma sapete che io vi zoomo sempre. Coprenza media, non entra nei pori, come first impression devo dire wow. Sinceramente, provo a stratificarlo un po' con la blender per vedere se raggiunge una coprenza maggiore. Proprio mettiamolo alla prova duramente. Ovviamente, se abbiamo una certa età e andiamo a stratificare i fondotinta, c'è di più il rischio che si depositino. C'è di più il rischio che si depositino all'interno delle nostre rughette. Quindi questo fondotinta, tenete presente che ha una coprenza media, non è leggera, è media. Tra l'altro si stratifica bene. Io ho stratificato, diciamo, solo la parte centrale perché volevo fare una prova, anche se a me va benissimo la coprenza media. Sto iniziando un po' ad accettare molto di più la mia pelle. Prima cercavo proprio full coverage, che di solito magari utilizzo di più d'inverno. Ora mi sto affezionando anche ai fondi leggeri, infatti sto cercando proprio un fondo super leggero per l'estate, però aspetto.
qui si deve ancora asciugare dove l'abbiamo stratificato, qui inizia ad asciugarsi, intanto noi passiamo al correttore. Come correttore ho preso questa bestia gigante che si chiama 3-in-1 Canvas Contour Sculpt e Concealer. Ok, all'interno abbiamo 8 ml di prodotto, 12 mesi di PAO, il correttore ha un costo di 2,49 euro, però all'interno ce n'è davvero tanto. L'applicatore è abbastanza grande, col pennellino, e andiamo a vedere come lavora questo correttore. Anche meno, vado qui, mettiamone un po' anche qui così sbianca il brufolo. Liftiamo, prepariamo la palpebra da cogliere l'ombretto, proprio esageriamo oggi, via. Vado un po' anche qui. Ok. Niente male, niente male. Allora, mi ricorda vagamente il correttore di Maybelline, che è uno dei miei correttori preferiti in assoluto. Non ha una coprenza totale, ha una coprenza media, è leggermente più liquido del cancelletta di Maybelline, però il risultato a torta finita mi sembra molto molto simile come texture e come, diciamo, intensità di coprenza. Devo dire che io sono partita senza speranze, sinceramente. Mi sembra un correttore abbastanza facile, non particolarmente... sicuramente meglio di tanti altri correttori. Ora mi viene in mente quello, l'ultimo di Wycon, che è più coprente ma più secco. Lo sento idratante, quindi per me va bene per tutte le pelli. Ovviamente va settato perché lo sento appunto un correttore abbastanza idratante. Andiamo a settare con la Vitamin C Translucent Finishing Powder. Questa qui appunto è infusa con vitamina C, abbiamo 10 grammi di prodotto. Il costo di questa linea alla vitamina C è leggermente superiore a quelli non alla vitamina C, ma io ho scelto uno di tutto, di un po' delle varie collezioni, perché trovate veramente una vastità di questo brand, un assortimento veramente ampio, e quindi io ho cercato di prendere uno di tutto. Di questo troviamo anche altri prodotti. Questa cipria costa 2,50 euro, ragazzi, cioè tantissimo, ce n'erano anche di più economiche, è anche profumata. Allora aspettate, qui c'è il suo tappo per non far uscire il prodotto ed è sigillata, è uscito già un po' di prodotto, ha una sorta di retina al centro. Vado a prenderne un pochino. Dovrebbe essere trasparente, vediamo. Scarico il mio pennello qui. Inizio sempre dalla parte dei pori. No, io sono scioccata, ragazze. Cioè, veramente! È super levigante! I pori stanno scomparendo! No, vabbè. Oh. Ma quanto è levigante sta cipria! Ho paura sul contorno occhi, sinceramente adesso ne mettiamo proprio poca poca, ma sui pori, adesso vi zoomo, aggiungi un bancale al carrello di questa. Mamma la bellezza, top, 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 veramente. Ora andiamo al bronzer, che io penso che sia decisamente troppo scuro. Questo è lo Shimmer Bronzer e anche lui ha, no, questo ha 36 mesi di PAO, questo è vegan e vegetarians. 1,99 euro di bronzer. Se va avanti così la situazione, io a fine video non so.
Questa è la colorazione, non mi ricordo se c'erano altre colorazioni di questo, ma c'erano altre tipologie di bronzer, ok? Prendo un pennello, ne prendo poco perché mi sembra tanto scuro. Non è così scuro come sembra in cialda, effettivamente. Ok, prendo un pennello più ampio e vado a sfumare. Ok, anche il bronzer devo dire carino, non mi dispiace, non mi fa impazzire come gli altri tre prodotti che abbiamo provato prima, non è male, 1,99 € con lo sconto ci può stare, questo è il risultato del bronzer, è una tonalità un pochino scura e sinceramente io poi non lo vedo luminoso, però boh, magari non ci vedo bene io. Passiamo agli occhi con questa palette, io ho scelto questa perché la puntavo da tempo e ne puntavo anche un'altra sempre più o meno con le stesse tonalità. Questi sono i colori della palette, sì, non togliete l'iscrizione al canale, avete ragione, praticamente abbiamo quasi tutti i look verdi ultimamente, però questa palette l'ho comprata tempo fa e poi non sapevo che Essence uscisse con una palette verde, She Glam con un'altra palette verde. Quindi portate pazienza, cercherò di non portarvi più look verdi. Queste sono le colorazioni. La palette costa 2,99 €, quindi la cosa che costa di più mi sa che è tutto 2,50 €, 2,99 €, 1,99 €. Questi sono i prezzi. Allora, iniziamo con un verde oliva, quindi vado a prendere questo verde oliva matte e lo metto nella... No, vabbè. Scrive! Un momento. Sono ubriaca. No, non ho bevuto perché sono le 10 di mattina. Lo metto nella piega. A parte che io non bevo più di tanto, non sono un amante del bere. Ma scrive! Cioè, sto usando anche un pennello bruttissimo. Perché questo weekend non ho lavato i miei pennelli preferiti. Guardate come si sfuma, io non ho parole, oggi proprio sono scioccatissima. Io sono, oggi veramente, non so quante volte ho detto sono scioccata, ma sono scioccata, cioè ho messo solo il verde, ora vado a fare cut crease. Con, facciamolo col suo correttore, anche se non è super coprente, però vado a prendere proprio questo, dato che è contour, sculpt, eccetera eccetera, ne metto una piccola quantità sulla mano, la prelevo con un pennellino piatto, ne ho preso anche troppo, anche se secondo me è un po' liquido, però vediamo. Perfetto, mi devo dare una mossa perché tra poco passa il camioncino della frutta e verdura e quindi poi ci disturba. Allora, vediamo un po' cosa mettere. Vado a prendere questo che è un verde scuro metallizzato e lo applico. No, vabbè, scrivono anche metallizzati col pennello, vabbè, io, cioè no, vabbè. Non voglio parlare, non parlo più. Tutorial muto, recensione muta. Cioè, sto sfiorando la palpebra.
Questo è bellissimo, è un verde bosco scuro, desaturato e metallizzato. Inizio sull'angolo esterno da tutte e due le parti con questo. Chissà, questa palette è presente in tantissime varianti, mi sto proprio chiedendo se tutte queste varianti scrivono in questo modo, perché probabilmente qui c'è da collezionare. Cioè, questa rispetto a quella di Elf che abbiamo provato, non si può dire il paragone perché è un po' volgarotto, quindi non parlo. Vado a riprendere il mio pennello che ho usato per il verde, che spero riusciate a vedere, e vado a prendere centrale, cosa mettiamo? Proviamo questo, anche se non mi ispira per niente come colore, perché è un verde che ha dentro delle pagliuzze oro, questo qui. Provo a metterlo un po', sì, vabbè, al centro. Ciao, ciao! Faccio un mega degradé allora, via, così proviamo tutti gli shimmer. È quasi un verde Tiffany poi applicato sull'occhio, secondo colore metallizzato. Ora andiamo con questo verde pistacchiello chiaro. Questo forse è un topper, sì. Questo scrive meno perché credo che sia la formula un po' tipo top coat, però noi lo andiamo a far funzionare lo stesso. E va, guardate la differenza. Sto facendo questo arcobaleno anche, cioè, proprio per provare più colori possibili, ovviamente. E nell'angolo interno vado ad applicare questo che è un oro giallino. Quindi facciamo la prima parte. Io non ho usato le dita per applicare questi shimmer e non li ho neanche sfumati bene più di tanto. Non ho parole. Vado a fondere un po' tutta la sfumatura. Vado a prendere un pochino del mio verde che ho usato per fare la transizione e sfumo la matita nera. Ok, finisco con eyeliner e mascara, però io ci tengo a chiedervi una cosa: se avete già provato questo brand, lasciate la vostra recensione nei commenti, perché mi piace tantissimo fare community, quindi è bello confrontarsi. Io fino ad ora sono veramente a bocca aperta, perché per quello che costa lo trovo veramente valido. Andiamo a provare adesso questa palettona di blush che costa 2,99 euro. Si chiama appunto Blush Palette, guardate che cosa c'è qui, gigante, 2,99 euro. Inizierei con questo blush luminoso, che è il più chiaro e pescato. Ed è perfetto. Vado a prendere questo, che è sempre luminoso, ma un pochino più vivido. Mi piace, ok, ci siamo. Per le labbra avevo preso questo duo, che è nella colorazione Tea Rose, è il Velvet Lip Kit, Lip Color e Lip Pencil, è super chiaro, super nude. Probabilmente io lo abbinerei a una matita un pochino più scura, però in questo caso voglio farvi vedere proprio il kit, quindi andremo a fare contorno labbra e colore con questo kit. Questo kit costa 1,99 euro, non mi ricordo se ve l'avevo già detto. E vado col rossetto, che è super nude proprio. Allora, il rossetto devo dire che
enfatizza un po' le pellicine, a parte il colore che è un color correttore. Adesso andiamo a sistemarlo perché non finisco il video così. La formula è molto mousse, però non so se forse la colorazione è troppo chiara, non rimane proprio omogeneo, non mi fa impazzire. Di tutto io promuovo tutto ciò che ho provato oggi, mi è piaciuto tantissimo e penso che comprerò qualche altro prodotto perché voglio provare assolutamente un illuminante e probabilmente qualche altra palette e magari qualche altra formula di rossetti, perché è l'unica cosa che mi è piaciuta meno è il rossetto. Ora ripeto, non so dirvi se è la colorazione, perché queste colorazioni molto 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 chiare fanno un po' fatica a dare coprenza e insomma sulle labbra, però in linea di massima a me è piaciuto tutto. Una cosa che voglio precisare, perché mi è già capitato con Winnie e con altri brand low cost che delle ragazze mi scrivessero nei commenti: ma sono prodotti italiani? No, non sono prodotti italiani. Mi sono accorta che c'è scritto developed e designed in Britain, made in China, quindi ve lo faccio vedere qui e qui. Questa scritta appare su tutti i prodotti che abbiamo provato, quindi per chi avesse dei pregiudizi, io ci tengo a dare insomma delle recensioni e darvi quanti più informazioni possibili sui brand. Io sono veramente soddisfatta, vi faccio vedere il look un po' più da vicino. Io spero che per i vostri acquisti questa recensione vi possa essere utile. Ovviamente sul sito di Macchi Beauty sapete che trovate 1,5 miliardi di brand, tra cui Nabla, Jeffree Star, cioè quelli costosi, quelli super economici, V7 eccetera eccetera. Vi lascio qui il codice sconto DONNA10 valido su tutto il sito. Mi raccomando, se fate acquisti fatemi sapere cosa comprate, io vi ringrazio per essere state in mia compagnia, se vi va lasciate un bel like di supporto, come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.